Usano sempre più i social network e le app di messaggistica istantanea, sono sempre più vittime o responsabili di atti di cyberbullismo e quando gli si chiede cosa ne pensano di chi insulta, ridicolizza o ferisce gli altri via web, la stragrande maggioranza minimizza. Il punto è che i ragazzi non hanno percezione dell'impatto che hanno le parole scritte sui social e la loro diffusione esponenziale. E per questo ritengono che certe frasi forti, certe battute pesanti, certe provocazioni verbali restino confinati in un ambito ristretto, mentre invece sconfinano in una rete globale incontrollabile e per questo ancor più pericolosa. Consapevole di questa realtà, il preside dell'Istituto Nautico di Pizzo ha avviato un vero e proprio percorso formativo indirizzato a docenti e studenti, chiamando esperti, sociologi, informatici, magistrati, per spiegare potenzialità e pericoli nell'utilizzo della rete. Si tratta di problemi che affrontano, devono affrontare quotidianamente nei banchi delle scuole. E io, prima di avere un approccio con i ragazzi, ho cercato di formare i miei docenti con delle iniziative in materia, anche perché la nuova normativa che è stata approvata dalla Camera dei Deputati all'unanimità prevede un intervento dei docenti, praticamente un referente per il cyberbullismo che deve essere inserito in ogni istituto scolastico. Quindi questa iniziativa sicuramente ha avuto una ricaduta molto positiva e senz'altro i ragazzi da domani saranno più preparati ad affrontare queste problematiche, fermo restando che noi come scuola ci siamo sempre attivate a cercare di limitare al massimo i fenomeni del bullismo. Quindi capire il fenomeno ma anche prendere provvedimenti repressivi, le due cose devono andare di pari passo proprio per evitare che si ripetano. Allora, nella nostra scuola le regole fondamentali, i principi fondamentali sono tre: rispetto dei docenti, rispetto dei compagni, rispetto dei beni della scuola. Chi non rispetta queste regole generali, questi principi generali, avrà molte difficoltà a raggiungere l'obiettivo di conseguire il diploma dell'Istituto Nautico, perché noi ci teniamo prima a formare il cittadino. Cosa devo dire? Che nella nostra scuola il fenomeno del bullismo è stato ridotto al minimo, io non voglio dire che è stato eliminato del tutto, però quando ne siamo a conoscenza di un fatto viene subito immediatamente perseguito. Nella nostra scuola, ecco, non ci sono più fenomeni di botte, di percosse, non esistono, perché abbiamo convinto i ragazzi che questi fenomeni sono reati. E quindi magari uno scherzo, uno schiaffo può portare conseguenze drastiche. Ecco perché noi cerchiamo di stare molto attenti come dirigente, come insegnante a questo fenomeno.